Da semplice apprendista a capo d'industria, la storia di un uomo che ha saputo trasformare una realtà artigianale in uno dei più importanti gruppi industriali dell'arredamento a livello internazionale. Le sue creazioni hanno reso famoso il Made in Italy nel mondo. Questo è Luciano Viscontin. Io ho cominciato a fare l'apprendista qui in questa azienda praticamente nel 1959. Ho lavorato qui per 10 anni e ho imparato il mestiere. Sono arrivato da apprendista, sono arrivato capo reparto. Dopo alcuni anni di esperienza in azienda, Luciano decide di mettersi in proprio. Mette in pratica le proprie conoscenze e la passione per il mobile lo porta al successo. Qualche anno dopo si presenta una grande occasione. L'azienda dove aveva iniziato si trova in difficoltà. Luciano decide di acquisirla. Perché già Presotto in quel tempo era un marchio conosciuto, perché Presotto è nata nel 1948. Era un marchio storico. Siamo riusciti a acquistare l'azienda e in quel momento, guarda caso, mi sono trovato con tutte anche le maestranze in cui mi avevano insegnato a me. Puntando su innovazione e qualità, in qualche anno fa ripartire l'azienda. Abbiamo ripreso subito la qualità del prodotto, abbiamo cominciato a lavorare con dei designer importanti, abbiamo cercato sempre di poter dare dei servizi importanti e lavorare sempre sul bello. Abbiamo sempre lavorato sulla ricerca e sviluppo tantissimo, materiali. Nel 1990 si presenta una nuova opportunità. Luciano raccoglie la sfida. Che abbiamo fatto, ho cominciato così per scherzo con un contratto importante, che ho trovato un cliente russo praticamente che aveva 50.000 metri di arredamenti da sistemare. E mi dice: tu che fai i mobili, come faccio a sistemare questi 50.000 metri qua? E ho detto: sì, faccio mobili, ma cosa vuoi fare? E lui dice: voglio fare un po' di tutto, ristorante, albergo, discoteche e tutto. Io ho dovuto provvedere a fare tutto l'arredamento. Abbiamo fatto un contratto di 15 milioni di dollari nel 1990, per dire. Scelte strategiche, come il costante miglioramento della qualità, l'innovazione, la diversificazione dei materiali, hanno portato l'azienda ai vertici del mercato. Oggi l'azienda praticamente lavora un po' in tutto il mondo, 50% all'estero, 50% in Italia, una buona percentuale di contract. Siamo riconosciuti come designer e come qualità di prodotto nei primi marchi che sono nel mercato. Ogni nuovo progetto creativo parte dalla fase di progettazione. Luciano segue attentamente il suo team di lavoro perché ogni prodotto risponda ad alti standard qualitativi. Funzionalità, design, innovazione e ricerca. Come nasce un nuovo progetto Made in Italy? Scopriamo tutti i segreti del processo creativo. Le nuove idee nascono dall'osservazione dei mercati del mondo, dalla interpretazione dei bisogni dei consumatori e dall'utilizzo delle ricerche di mercato anche fornite da Federlegno, che usiamo per interpretare insieme al nostro art director Pierangelo Sciutto e insieme ad altri architetti e designer il mondo dell'arredamento. Nel corso degli ultimi anni abbiamo messo a punto un sistema di progettazione a tappe intermedie. Questo ci consente di controllare il processo lungo tutto il percorso di progettazione. Dalla fase di progettazione si passa nel centro di ricerca e sviluppo, dove ogni progetto viene testato e messo a punto. Ci troviamo ora nel nostro centro di ricerca e sviluppo, dove dopo la fase di concept e di messa a punto delle caratteristiche del prodotto si opera in più modalità. Si passa con lo studio di progettazione al CAD, facendo tutte le analisi a livello virtuale,
ma successivamente si passa in questa zona dove insieme ai falegnami e agli architetti si vive il prodotto con una messa a punto con sistemi più tradizionali. Il nostro centro di ricerca e sviluppo successivamente, in stretta collaborazione con la produzione, discute, modifica e fa progredire il prodotto fino alla scelta finale dei materiali e delle finiture. Questa è una stanza molto particolare, con le pareti rivestite di un materiale grigio neutro e dotata di una lampada che ci consente di simulare tutte le luci dalla mattina al mezzogiorno alla sera e anche le luci artificiali. Questo ci consente di verificare come cambiano le tonalità del legno a seconda delle varie situazioni. Dopo la fase di sviluppo, ancora pochi step e un nuovo progetto può entrare in produzione. Siamo ora nei reparti produttivi. I prototipi che abbiamo visto nella sala modelli prima di arrivare qui vengono sottoposti a vari test e sollecitazioni per verificarne la durata. Prove di apertura e chiusura delle ante fino a 50.000 cicli, che corrispondono circa a 15 anni di vita del prodotto. Prove di resistenza alle macchie, all'usura e allo sporco. Le fasi successive vengono eseguiti tutti i disegni tecnici, le distinte dei materiali e a questo punto anche i cicli di lavorazione. Il prodotto può entrare in produzione. La realizzazione di una parete soggiorno inizia con la sezionatura dei pannelli. Segue la fase di pressatura con impiallacciature. Si arriva poi alla finitura con vernice all'acqua. I pannelli finiti vengono lavorati e forati con macchine a controllo numerico. Alla fine vengono assemblati, puliti e imballati con la massima cura per arrivare alla destinazione finale in tutto il mondo col massimo grado di affidabilità. Per produrre mobili di questa qualità, lo stabilimento produttivo deve essere all'avanguardia. Qui tecnologie avanzate si combinano con l'attenzione all'ecosostenibilità, un valore che si riflette sulla qualità ambientale esterna, garantita da importanti certificazioni. Anche in produzione, il rispetto per la natura e per l'ambiente lo traduciamo in azioni concrete. Un esempio lo abbiamo con gli impianti di recupero degli scarti di lavorazione. Le sottostazioni filtranti aspirano i truccioli dalla produzione che poi vengono convogliati nei silos magazzino. Un altro esempio di attenzione per l'ambiente e per l'uomo lo possiamo trovare in questa verniciatura personalizzata dei nostri mobili. Noi la realizziamo con vernici ad acqua che ci permettono di abbattere notevolmente gli impatti sia sull'ambiente esterno sia sull'ambiente di lavoro, ma soprattutto nell'ambiente casa dove vengono poi ubicati i mobili dei clienti finali. Con le vernici all'acqua riusciamo a ridurre completamente le emissioni nocive per l'uomo. Funzionalità, ergonomia ed un design accattivante. Il Made in Italy oggi esprime alti contenuti qualitativi. Dalla ricerca dei materiali alle finiture, ogni scelta è ecosostenibile. L'ecosostenibilità è la nostra linea guida nella scelta di tutti i materiali che adoperiamo per garantire l'assoluta conformità dei nostri prodotti agli standard più severi. Quindi pannelli legnosi a basso contenuto di formaldeide, vernici all'acqua, processi produttivi, attenti, innovativi, che consentono di ridurre al massimo le emissioni in atmosfera nel nostro ambito produttivo, ma soprattutto poi anche nelle case dove il prodotto viene utilizzato. L'innovazione si traduce nella scelta di materiali evoluti, applicati con una maestria ancora artigianale. Quest'anno per la nostra zona giorno modular abbiamo scelto Ecomalta. Ecomalta è un materiale molto particolare che nasce per rivestire superfici di pavimento, quindi molto resistente, ed è un materiale soprattutto molto ecosostenibile. È un materiale polimerico a base acqua e quindi non è assolutamente tossico e non è pericoloso né per l'uomo né per l'ambiente, secondo le più severe normative. Noi lo applichiamo con 6 passaggi manuali, con grande artigianalità e con grande cura del dettaglio.
Anche nella zona notte tutte le scelte sono orientate verso l'ecosostenibilità. Abbiamo un nuovo letto che consente anche di essere smaltito poi alla fine del ciclo di vita, separando tutti i componenti in maniera molto facile da parte dell'utente finale. Questo letto in particolare ci ha anche consentito di conseguire un importantissimo marchio di qualità ambientale. La continua ricerca di nuove soluzioni per l'abitare contemporaneo ha portato allo sviluppo di sistemi d'arredo evoluti con tecnologia integrata. Dal punto di vista della tecnologia abbiamo anche integrato tutte le funzioni audio e video all'interno dei nostri armadi e all'interno delle nostre zone giorno, sia con televisori integrati, con i cavi di collegamento che sono a scomparsa e quindi con il massimo utilizzo all'interno dell'armadio, sia con la possibilità di usare iPod, iPhone e telefonini per collegare l'audio direttamente sul nostro mobile. Nuovi concetti stilistici, design e tecnologia applicata esprimono l'evoluzione Made in Italy anche nel contract. Penso che l'innovazione e la passione e l'assistenza siano le cose basilari per il futuro, perché l'innovazione, penso, sui mercati stranieri sia sempre la cosa carta vincente. Menti creative, tecnologie, alta qualità. Continua il nostro viaggio alla scoperta di tutti i segreti del Made in Italy.